ringrazio anche io ovviamente le organizzatrici del convegno per questa opportunità. Il contributo che si propone ha lo scopo di evidenziare i rapporti fra parte del corpus pittorico di Rubens di tematica allegorico-profana e alcuni fra i dipinti di Paolo Veronese di provenienza imperiale, legami sinora mai indagati in modo sistematico nella storia degli studi. Quando la critica si è occupata di analizzare l'influsso che la pittura veneziana del secolo d'oro ha esercitato nei confronti di quella di Rubens, appare piuttosto significativo come buona parte degli studiosi sia stata piuttosto propensa, se non proprio a minimizzare, quantomeno a circoscrivere l'apporto della produzione di Cagliari nei confronti dell'arte del maestro fiammingo. Forse non a caso, il nome di Veronese compare quasi sempre fra gli ultimi nella lista di pittori di scuola veneta, la cui opera viene ritenuta un riferimento imprescindibile all'interno della vicenda artistica rubensiana, legato ovviamente indissolubilmente alla figura di Tiziano. Sebbene già Jacob Burckhardt, infatti, sostenesse che, cito, «la sua affinità più profonda fu, di gran lunga, quella che lo legava a Paolo Veronese», Michael Jaffé, nel suo volume Rubens e l'Italia, tendenzialmente confina l'interesse del maestro fiammingo per Cagliari a un'ammirazione per la, cito, profusione organizzata di figure per lo splendore dei loro abiti e per le, cito, folle eleganti che si stagliano contro sfondi grandiosi dal punto di vista architettonico. Successivamente, David Rosen parlerà di Veronese come di un vero e proprio maestro per Rubens, perché, cito, più di ogni altro ha dimostrato di possedere i mezzi formali per realizzare delle apoteosi profane, sottolineando come nel Veronese, cito sempre, Rubens ha trovato l'artista più vicino al carattere epico e ufficiale corrispondente alla sua propria personalità. Anche David Jaffé ha riconosciuto l'importanza che la pittura sontuosa e nobile aulica di Cagliari riveste nei confronti dell'arte del pittore. Ma, appunto, come altri studiosi prima di lui, non può fare che constatare l'assoluto predominio di Tiziano quale modello privilegiato. Una predilezione, quella per il Cadorino, che Jaffé arriva a definire un'ossessione, divampata in occasione dell'incontro di Rubens con i dipinti di Vecelli un tempo conservati presso le corti mantovana, spagnola e inglese. Sottovalutare l'impatto che Tiziano ebbe nei confronti dell'opera di Rubens non avrebbe in effetti alcun senso. Tuttavia, pare auspicabile una reimpostazione generale del tema che riguarda la suggestione esercitata sull'artista fiammingo dai dipinti di Veronese e, in particolar modo, da alcuni dei quadri eseguiti da quest'ultimo già collezionati dagli imperatori della Casa d'Asburgo, i cui temi e le cui soluzioni iconografiche, seppur riadattati e reinterpretati, come sempre accade in Rubens o molto spesso, paiono costituire elementi di importanza ben maggiore di quella finora loro accordata. Per quanto celebri una velocissima carrellata, non sembra operazione vana ricordare quali siano le opere di Cagliari di provenienza imperiale. Si tratta di Mercurio Arsaglauro del Fitzwilliam Museum di Cambridge, di Saggezza e Forza e la scelta tra virtù e vizio della Free Collection di New York, di Venere Aldone del National Museum di Stoccolma, di Marte e Venere Uniti d'Amore del Metropolitan Museum di New York e delle cosiddette quattro allegorie dell'amore della National Gallery di Londra. A questi dipinti si affiancava altresì una tela raffigurante Venere che disarma Marte, oggi perduta. Smembrata una data ignota, probabilmente nel corso dell'Ottocento, il sospetto originario ci è pervenuto, oltre che attraverso le incisioni che ne furono tratte da metà del Settecento, anche mediante alcune copie. Del quadro originale ci è pervenuto un lacerto raffigurante un cupido transitato per il mercato antiquario londinese nel 2001. Tranne il Venere che disarma Marte, menzionato in un supplemento a un inventario relativo ai beni imperiali del 1635, e le quattro allegorie londinesi, citate in un catalogo datato dopo il 15 febbraio 1637, le altre tele veronesiane sono rintracciabili in un elenco delle collezioni d'arte degli imperatori d'Asburgo del 1621, date che non è ozioso ricordare, come vedremo in seguito. Le pitture citate sono presenti nel castello di Praga fino al 1648, quando svariati dipinti, fra cui quelli di Veronese, vengono razziati dagli svedesi al termine della guerra dei Trent'anni, nel corso di quella che è stata definita una delle più grandi razzie di opere d'arte che la storia ricordi. Molte di queste opere da Stoccolma seguono la regina Cristina di Svezia nel suo soggiorno romano. Alla morte della sovrana, dopo complicate vicende ereditarie, vengono vendute al duca d'Orléans nel 1721. Scusate.
Successivamente, da Parigi si disperdono in Inghilterra alla fine del Settecento, per trovare infine le loro definitive sale di conservazione in alcune fra le più insigni istituzioni museali americane e europee. Tornando all'argomento iniziale, si ritiene opportuno cominciare l'esame dal quadro raffigurante Le figlie di Cecrope, spero di averlo pronunciato correttamente, bene, ringrazio, scoprono Eritonio Infante, presente alla mostra milanese di recente e conservato presso la collezione Liechtenstein di Vienna. Analizzando in particolare la figura dell'amorino al centro della composizione, interpretato generalmente come una rappresentazione di Eros, è stato suggerito che questo personaggio, la fonte visiva di questo personaggio, sia da rintracciare in un sarcofago di epoca romana con scene dionisiache, ora conservato presso il Museo Pushkin di Mosca, ma un tempo parte della collezione Altemps di Roma, in un inventario relativo alla quale esso risulta registrato nel 1725. Per quanto il confronto possa apparire plausibile, infatti lo è, non sembra tuttavia inverosimile collegare l'amorino del dipinto viennese anche a quello raffigurato da Veronesi in una delle allegorie di Londra, segnatamente in quella intitolata L'uomo virtuoso vince le passioni. Il Cupido al centro della composizione di Rubens, infatti, richiama assai da vicino l'erote rappresentato da Cagliari nella terra della National Gallery. Identica risulta essere, inoltre, la loro funzione nell'economia delle due opere, cioè quella di attirare l'attenzione di uno dei personaggi raffigurati, di Erse verso Eritonio nel dipinto Liechtenstein e del guerriero verso la figura femminile dormiente nel dipinto appunto di Veronese. E il medesimo espediente visivo è altresì riconoscibile nel Marte Rea Silvia, anch'esso esposto alla recente mostra milanese. Cupido funge ancora una volta da collegamento, qui fra i due personaggi principali del quadro. Proprio grazie alla presenza degli amorini, uno dei quali ha contribuito a disarmare il dio della guerra, sottraendogli l'elmo, il turbinoso incontro tra Marte e la Vestale assume i connotati della rappresentazione del concetto di omnia vincit amor, della vittoria suprema, cioè della passione amorosa, alla quale sono soggetti dei immortali senza distinzioni. Per rafforzare questo concetto, i due amanti, come è stato notato, sono letteralmente uniti dalla figura di Cupido che, al centro della scena, tiene i lembi di entrambi i loro mantelli. Egli, cioè, è colto in un gesto assai vicino a quello compiuto dall'erote nella tela londinese di Cagliari. Tornando all'Eritonio, nella densa giustapposizione di citazioni, riprese e rielaborazioni da fonti anche diversissime fra loro, elemento che rappresenta una delle caratteristiche salienti dell'arte di Rubens, anche se i personaggi del dipinto viennese sono già, anche se per i personaggi di questo dipinto sono già stati appunto nominate delle fonti iconografiche, uno su tutte la Venus Pudica delle collezioni Medice, non sembra azzardato proporre quale possibile fonte visiva alternativa anche questo dipinto famosissimo che è il Marte e Venere uniti d'amore del Metropolitan Museum di New York. Per ciò che concerne i raffronti fra le due pitture, questi si esplicano nella presenza della statua di Satiro, collocato sulla sinistra nella tela viennese al centro in quella americana, delle figure stanti, assai simili, benché orientate in direzioni opposte, di Venere in Veronese e di Erse in Rubens, entrambe effigiate mentre poggiano una mano sulla spalla di chi si trova loro vicino, Marte in Cagliari e la donna anziana in Rubens, e le posizioni dei personaggi raffigurati nella parte destra delle due composizioni. La bionda Pandroso è infatti rappresentata in una posa affine a quella del veronesiano dio della guerra e appare assai prossimo anche il manto indossato dalle due figure, giocato sui toni del malva. Io quando ho visto la locandina della mostra milanese, appunto che rappresentava Pandroso, sì, ho pensato immediatamente al Venere, del Marte e Venere di Veronese. Dopodiché io questi dipinti li studio da parecchio, quindi è anche possibile che io li veda ovunque, mi rendo benissimo conto di questo, è qualcosa che può capitare. Un Cupido che funge da trade union fra due innamorati rappresenta una soluzione iconografica, forse mutuata dal dipinto londinese di Cagliari, utilizzata in svariati quadri del maestro Fiammingo, si è resa necessaria una selezione. Un altro esempio è costituito dal probabile bozzetto preparatorio per l'Alessandro Rossana dell'Israel Museum di Gerusalemme, che è transitato per il mercato antiquario nel 2010, al mercato antiquario americano.
Il dipinto israeliano è stato accostato al martire a Silvia proprio per la presenza di un personaggio di giovanissima età, qui identificato con Imeneo, dio preposto alla celebrazione delle nozze. Intento a unire una coppia di innamorati. In entrambe le opere, così come nel bozzetto, The Mediator, come è stata definita questa figura, sto citando Elizabeth McGrath, assumes exactly the same pose, cross-legged and looking up at the approaching lover as he stands in his shadow. Descrizione che non sembra essere incongrua anche per descrivere appunto l'amorino di Veronese nell'allegoria di Londra della National Gallery. Una brevissima digressione. E risulta davvero curiosa la circostanza per cui il fanciullo o l'adolescente che in numerosi dipinti di Rubens assume la funzione di collegamento tra l'uomo e una donna e che rappresenta quindi il simbolo dell'unione amorosa sia stato ispirato, forse, da quello raffigurato da Veronese in un quadro che, al contrario delle altre tre allegorie a cui si accompagna, non fu venduto, bensì donato alla National Gallery nel 1891 dal proprietario, il VI Duca di Darnley. Qui riusciva insopportabile la vista di un cupido che cercava di convincere un uomo ad approfittarsi di una donna nuda ed ubriaca. Questo dipinto è stato regalato per questo motivo, dopodiché siamo in piena epoca vittoriana e insomma ci può stare. Il bozzetto, ok, tornando all'argomento principale, il bozzetto risulta significativo anche per un'altra caratteristica. Il biondo putto alato, occupato a togliere un calzare a Rossana, scusate, infatti rammenta assai da vicino quello impegnato a legare le gambe della coppia di amanti divini nel Marte e Venere uniti d'amore di New York. La produzione del maestro Fiammingo, del resto, mostra una più che probabile conoscenza del prototipo di Cagliari. Un esempio rappresentato dal Marte e Venere amore della Dulwich College Picture Gallery di Londra, identico soggetto della tela veronesiana, per la quale è stata avanzata l'ipotesi di un precedente iconografico particolarmente convincente, costituito da un'incisione di Albert Dürer raffigurante la penitenza di San Giovanni Crisostomo. Da qui Rubens ha probabilmente mutuato la figura femminile seduta con le gambe incrociate, colta nel gesto di allattare un infante. Vista la centralità dell'opera del Cadorino nei confronti del corpus del pittore, non sorprende che Michael Jaffé abbia colto nella tela, cito, la profonda influenza che l'opera di Tiziano ebbe su Rubens dopo la sua seconda visita alle collezioni spagnole. Ma il gesto della dea dell'amore, intenta a dirigere verso la bocca golosa di Cupido un abbondante zampillo di latte, esibendo in questo modo la sua fecondità agli occhi dello spettatore, ricorda molto da vicino la Venus Lactans raffigurata da Veronese. La medesima soluzione iconografica adottata da Rubens in almeno altre due opere. Nella creazione della Via Lattea, uno dei quadri che decoravano la Torre della Parada, il padiglione di caccia di Filippo IV di Spagna, dipinto alla cui dipendenza, giustamente, da quello eseguito da Tintoretto di omonimo soggetto alla National Gallery di Londra, è stata respinta ormai in modo definitivo, e nella tela con Minerva protegge la pace da Marte, titolato anche Pace e Guerra. Vera e propria summa della sconfinata ammirazione che il pittore, definito non a caso da Jeremy Wood an honorary Venetian, nutriva per la pittura veneziana del Cinquecento. È noto da tempo, infatti, come la tela, eseguita per Carlo I da Rubens mentre quest'ultimo si trovava in Inghilterra in missione diplomatica per conto di Filippo IV, contenga riferimenti probabilmente desunti da due opere di Tintoretto e di Tiziano. Elementi rielaborati e riproposti con una disinvoltura e una sapienza visiva realmente sbalorditive. Il gruppo di Minerva, intenta proteggere la figura della pace dalla furia di Marte, è stata infatti collegata al dipunto dei robusti nella sala dell'anticollegio di Palazzo Ducale a Venezia, raffigurante il medesimo soggetto. Mentre quello formato dalle due fanciulle sulla destra della composizione sarebbe stato ispirato da due figure del Lecce Homo di Vecellio, ora al Kunsthistorisches Museum di Vienna, ma che faceva parte della collezione londinese del Duca di Buckingham mentre Rubens eseguiva il dipinto. La figura della pace, già messa in relazione con la tela Dulwich, con Marte, Venere e Cupido, è anch'essa impegnata a indirizzare verso la bocca del putto alla sua destra uno zampillo di latte che fa fuoriuscire dal suo seno, proprio come la dea dell'amore nel dipinto di Cagliari.
Mediante questo vertiginoso accrochage di citazioni, Rubens sembra davvero voler presentare uno dei suoi omaggi più consapevoli ai tre più grandi rappresentanti della pittura veneta dell'età dell'oro. Il Marte e Venere uniti d'amore in New York, probabilmente, rappresentava la fonte visiva anche di un altro quadro di Rubens, oggi perduto, un tempo conservato al Kaiser Friedrich Museum di Berlino, distrutto nel 1945, fotografia veramente d'antan, raffigurante Nettuno e Anfitrite. Le contiguità fra i due dipinti sono ravvisabili nelle pose assunte dei due protagonisti, con la figura femminile stante che appoggia una mano sulla spalla del personaggio maschile seduto e nella figura di Cupido che, con una variazione tipica di Rubens rispetto a quello che, verosimilmente, rappresentava il prototipo, non è questa volta impegnato a unire le gambe dei due protagonisti, ma ad allacciare un bracciale o a legare una corda intorno al polso di Anfitrite. Non è chiarissimo. Punti di contatto. Tra il quadro di derivazione imperiale di Veronese e un'opera di Rubens sono stati evidenziati almeno in un'occasione, segnatamente all'interno di una scheda del catalogo della mostra dedicata nel 1990 al maestro Fiammingo e tenutasi a Padova, Roma e Milano. Il contributo si occupava di una copia, attualmente conservata a Palazzo Arnone a Cosenza, di un quadro di Rubens raffigurante Venere che disarma Marte. Opera già custodita, quella originale, nel castello di Königsberg, nella Prussia orientale, era la capitale della Prussia orientale. Creduto distrutto, il dipinto è riemerso nei depositi dell'Ermitage di San Pietroburgo nel 2004, museo dove è attualmente esposto. La copia di Palazzo Arnone, e per antologia anche l'originale ora in Russia, vennero in quella circostanza accostati alla Tela di Cagliari a New York, quadro con cui la cui composizione rubensiana rivela incontestabili affinità. Un'altra derivazione, meno letterale dal prototipo rubensiano, è rappresentata da una tela della Galleria Colonna di Roma, che chi parlerà dopo di me conosce sicuramente meglio di me, già assegnata alla cerchia di Anton van Dyck da Safarik, da Susan Barnes e da Maria Cristina Paoluzzi, e attribuita a Thomas Willebeurts, scusate la pronuncia, da Axel Heinrich nella sua monografia del 2006 dedicata all'artista fiammingo. A proposito del dipinto, Safarik annotava come esso raffigura, cito, il medesimo enigmatico tema del quadro omonimo di Paolo Veronese al Metropolitan Museum di New York. Ma, a ben vedere, i dipinti di Cosenza, di San Pietroburgo e di Roma sembrano essere vicini, a livello iconografico e tematico, anche a un altro dipinto di Cagliari di origine imperiale, cioè quello perduto raffigurante Venere che disarma Marte, di cui conosciamo l'aspetto grazie alle copie e alle incisioni che da esse vennero tratte, come sopra ricordato. Questa è una copia inglese, questa è la famosa copia che Federico Zeri vide nel 1966, di cui appunto presentava la figura del Cupido alla sinistra, cioè gli aveva recuperato appunto la tela originale, insomma il frammento della tela originale che poi appunto aveva presentato in un famoso articolo su Paragone. E questa è l'incisione del 1742, tratto dal secondo volume del Recueil de Stampes di Pierre-Jean Miaret. Gli elementi comuni ai tre quadri, ulteriori rappresentazioni del concetto virgiliano dell'omnia vincitamur, sono Venere parzialmente vestita, raffigurata mentre spoglia Marte della corazza, e l'amorino intento ad occuparsi del destriero del dio della guerra. E nella coppia di Cosenza, nell'originale, bellissima, mamma mia, che meraviglia, di San Pietroburgo, gli eroti cavalcano l'animale, mentre nel quadro romano Cupido lo trattiene per le redini, esattamente come nel prototipo. Inoltre, non sembra un'ipotesi azzardata pensare a una commistione fra questi due dipinti, procedimento creativo che, nel caso del maestro Fiammingo, non sembra affatto da escludere. Nell'originale di Rubens, come nella copia cosentina, infatti, non manca un riferimento al quadro newyorkese.
cioè nell'amorino che toglie un canzare al dio della guerra, elemento che insieme alla seducente figura della Venus Lactans ha goduto di una fortuna davvero considerevole. Cioè, la Venus Lactans, appunto di Veronese, e l'amorino che traffica tendenzialmente con i calzari di Marte o con i calzari di una figura, sono personaggi che hanno riscosso una fortuna assolutamente incredibile, soprattutto nella Venezia della seconda metà del Seicento, ma qui esuliamo dal tema. Una domanda in questo momento sporge spontanea: in che modo il maestro Fiammingo può essere venuto in contatto con le tele veronesiane o eventualmente con copie grafiche o pittoriche delle medesime? La risposta è tutt'altro che semplice. Si ricorda infatti che le prime stampe di cui disponiamo, tratte di Veronese e di Asburgo, risalgono a non prima del 1742. Ho saltato una parte, scusate. Vabbè, che non mi hanno stampato, ma vado a braccio. Questo è un dipinto raffigurante appunto la vista all'olfatto, copia di un dipinto realizzato da Jan Brueghel il Vecchio e svariati altri pittori, che andò bruciato in un incendio del 1713. Praticamente la prima cosa che ho notato, insomma, questo è un cabinet de peinture, è che la presenza appunto di un dipinto che mi ricordava qualcosa molto da vicino. Questa è la scheda del catalogo della mostra del 1992 che annovera tutti i quadri che sono compresi in questo dipinto, appunto un cabinet de peinture. Qui veramente sono stata sempre molto cauta nel proporre i miei confronti, perché appunto è necessario con Rubens, perché appunto, come diceva Novella Barbolani l'altro giorno, veramente Rubens straccia i suoi modelli, li gira, li mette. Insomma, ci fa un po' di tutto, però qui veramente ne negare una filiazione diretta mi sembra veramente difficile. Ok. Appunto, ricordiamo che le prime incisioni di dipinti di derivazione imperiale di Paolo Veronese che ho presentato non risalgono prima del 1742. Dopodiché, appunto, è importante, ecco qui, questo è appunto il Venere che è unito a Marte e questo è il Marte che disarma, è la Venere che disarma Marte. Abbiamo però un precedente importantissimo che è questo disegno contenuto nel libro di schizzi italiano del British Museum di Anton van Dyck, che rappresenta appunto una di queste allegorie, quella appunto contenente il putto che viene definito appunto il mediator, cioè colui che media fra la forza bruta maschile e la dolcezza, l'amore, la seduzione femminile che normalmente riesce a spuntarla sul bellicoso Marte. Ok. Fra l'altro, sì, una cosa importante, ho fatto solamente un esempio, ma se ne potrebbero fare veramente molti. Il dipinto di Veronese era sicuramente conosciuto a Venezia. Questo è appunto il Marte e Venere di Jacopo Palma il Giovane, conservato alla National Gallery, in cui appunto c'è la ripresa. Come ho detto, è una ripresa che viene fatta spessissimo dell'Amorino, appunto, ai piedi in questo caso, ai piedi di Marte. Ma è una ripresa che era già stata evidenziata già nel 1979 e poi successivamente da Stefania Mason nella sua monografia e nella mostra, insomma, che è stata dedicata poco dopo. Mi avvio alla conclusione con un ultimo confronto tra un dipinto di provenienza Asburgo di Cagliari e le conseguenze della guerra. Dipinto conservato presso la Galleria Palatina in Firenze, commissionato a Rubens da Justus Sutermans nel 1637 e acquistato dal principe Ferdinando de' Medici nel 1691.
La celebre tela era accompagnata da una lettera altrettanto famosa dello stesso pittore, datata 12 marzo nel 1638, nella quale egli descrive il complesso soggetto dell'opera. Al centro della composizione, all'interno di una vera e propria selva di concitate diagonali, si stagliano Venere e Marte, accompagnati dal concetto Cupido Mediator, riporto appunto alla definizione di Elizabeth McGrath, a sottolineare e incoraggiare il connubio divino, ma questa volta non c'è davvero spazio per il rassicurante tema dell'Omnia Vincit Amor, rappresentato così tante volte da Rubens nel corso della sua carriera. In questo caso, le blandizie della dea dell'amore sembrano non sortire alcun effetto nei confronti del dio della guerra, che esibisce una spada sguainata, grondante sangue e, cito dalla lettera, minacciando ai popoli qualche gran ruina, curandosi poco di Venere, sua dama, che si sforza con carezze e abbracciamenti a ritenerlo accompagnata dai suoi amori e cupidini. Dall'altra banda, Marte viene tirato dalla furia a Lecto con una falce in mano e due mostri accanto che significano la peste e la fame, compagni inseparabili della guerra. Venere è infatti rappresentata nell'atto di stringere disperatamente il braccio di Marte nel vano tentativo di trattenerlo, mentre quest'ultimo viene trascinato in direzione opposta dalla terrificante figura della furia, pronta a seminare morte e distruzione. Pur con il significato completamente opposto a quello del drammatico dipinto fiorentino, anche nella tela venonesiana il guerriero al centro viene raffigurato mentre il suo braccio viene stretto nel medesimo modo, e mentre viene trascinato da Cupido in direzione contraria verso la delizia e la lussuria incarnata dalla sensuale dama discinta e ingioiellata. Con questa ultima comparazione tra un dipinto di Rubens e uno di derivazione imperiale di Veronese termina questo intervento, che si augura di non aver preso troppo alla lettera un'affermazione di Giuseppe Maria Loduca contenuta in un articolo di Emporium, che potrebbe suonare come un invito. Rubens offre tanti contrasti, tante conciliazioni geniali, che ogni raffronto è lecito, ma che auspica altresì di aver almeno suscitato curiosità su una vicenda critica ancora tutta da scrivere. Vi ringrazio.